Come si chiama e che associazione rappresenta? Noi siamo dell'associazione Antedore Lanzarini, che è un'associazione che fa parte di una grossa associazione con diversi affiliati, fa parte dei centri chiamati i cosiddetti centri sociali, non quelli che intendete voi, diciamo i centri socioculturali, nati una trentina di anni fa, specificatamente come centri anziani, quindi centri di ritrovo per le persone che non erano più a lavorare. Qual è il messaggio di questa giornata e chi partecipa rispettivamente? Il messaggio particolare di quest'anno è indirizzato al sostegno di un progetto di solidarietà internazionale Pro Haiti. Perché Pro Haiti? Perché solitamente questa giornata, questo primo weekend di ottobre è dedicato nelle nostre zone, insomma, al volontariato, specificatamente a una giornata che si chiama Volontà Associate, che vede in tutta la provincia di Bologna degli eventi dedicati al volontariato, quindi a tutte le associazioni di qualsiasi tipo. Qui a Monteveglio in questa occasione abbiamo voluto dare una sottolineatura in più all'importanza del volontariato, mettendoci insieme diverse associazioni di Monteveglio e unendo gli sforzi. Il ricavato di tutta questa giornata andrà a sostegno di un progetto che sta curando un'organizzazione non governativa di Bologna che si chiama GVC, che lavora in diverse parti del mondo, ma nello specifico ad Haiti. Come riuscite a sostenere le vostre iniziative e che tipo di contributi economici avete? Nello specifico il centro socioculturale Lanzarini, come sostegno, diciamo, dalle istituzioni, ha la possibilità di usufruire di spazi gratuitamente. Quindi noi abbiamo quella che era la vecchia casa colonica di una frazione che un tempo era dedicata, diciamo, all'osteria, chiamiamola, che è stata col tempo ristrutturata ed è stata affidata in gestione gratuitamente a questo tipo di associazione. Questo, diciamo, è quello che ci permette comunque di avere un luogo dove fare le nostre attività. Solo questo, tutto il resto delle nostre attività sono completamente autogestite, nel senso che noi organizziamo per esempio delle gite sociali, delle cene sociali, delle serate, chiamiamole culturali, chiamando qualche nostro conoscente o amico che gratuitamente ci viene a raccontare di arte piuttosto che di musica, e soprattutto cerchiamo di collaborare con altri centri socioculturali della provincia e in special modo della Val Samoggia, proprio per mettere insieme in sinergia le forze e offrire ai nostri associati degli eventi e dei momenti più qualificati, insomma. Come vi promuovete sul territorio e come divulgate le vostre iniziative? Bella domanda, come ci promuoviamo? È molto difficile, ci abbiamo provato in diversi modi. Una volta, diciamo, quando la gestione era più in mano a persone, diciamo, anziane, perché così è nato il centro socioculturale, era un po' il passaparola, quello che faceva divulgare un po' le iniziative, eccetera. Poi ultimamente, diciamo, sono stati inseriti dei nuovi soggetti un po' più giovani, quindi con più confidenza con il web piuttosto che con internet, e quindi un pochino c'è stata questa trasformazione. Quindi abbiamo una nostra mailing list, abbiamo un nostro sito, anche se non funziona benissimo, abbiamo, insomma, qualche spiraglio di nuovo meccanismo per divulgare le nostre iniziative, c'è, però effettivamente è molto faticoso, perché i nostri centri sono ancora vissuti, sono ancora nell'ideale delle persone, ancora come luogo di ritrovo di persone anziane. Però questo, insomma, piano piano si sta trasformando, perché purtroppo le persone anziane piano piano non ci sanno più. Le persone che diventano pensionate sono comunque persone ancora giovani e che hanno una base culturale e di conoscenze più all'avanguardia, insomma, conoscono il web, conoscono internet, e quindi stiamo vivendo proprio questo momento di passaggio da un tipo di gestione di un vecchio tipo a un altro tipo, e quindi, insomma, siamo in una fase ancora che dobbiamo rodarci, insomma. Avete qualche prossima iniziativa in programma? Allora, l'iniziativa proprio a brevissimo è proprio una gita le chiamiamo gite sociali, è una gita che abbiamo organizzato in collaborazione però con un'agenzia di viaggio. Andiamo a visitare due località storiche medievali in provincia di Parma. Abbiamo noleggiato un pullman, è già dopo 10 giorni che è uscita la notizia, il pullman è già full, e quindi siamo molto contenti.